Oggi parleremo di libretti postali. Che cosa sono? Quanto costa aprire un libretto postale? A che cosa servono? Mettetevi comodi, cerchiamo insieme di far chiarezza su questo strumento che gli italiani utilizzano da decenni. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Partiamo dalla domanda delle domande. Cos'è un libretto postale? Vi rispondo in due parole. Un salvadanaio. Pensate un po' a quel porcellino d'India che tutti abbiamo avuto da bambini, dove mettevamo le nostre monetine che ci davano i nostri genitori e i nostri nonni. È proprio questa la funzione del libretto postale, mantenere i nostri soldi lì dove sono sicuri, nessuno ce li toccherà, siamo sicuri di ritornare ad avere quei soldi indietro quando vogliamo, perché sono garantiti dallo Stato italiano, lo Stato ci dà certezza di recuperare quei soldi quando vogliamo. Ad onore della cronaca devo dire che con la legge del bail-in questi soldi sono garantiti sino ad un ammontare di 100.000 euro, sopra 100.000 euro se lo Stato va a gamba all'aria, Poste Italiane fallisce, non siamo sicuri di recuperare tutto il nostro ammontare, ma quante possibilità ci sono che questo avvenga? Davvero poche, ma per onestà intellettuale devo dirlo. Come si apre un libretto postale? È molto semplice, basta recarsi in posta e ad aprirlo, in pochi minuti si fa. Oggi nel 2023 abbiamo anche una versione dematerializzata, ossia una versione smart. Tramite un'app dal nostro telefonino possiamo aprire e gestire un libretto postale. Quanto costa aprire un libretto postale? Ve lo dico tra un attimo. Prima iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla, ma mi aiuterà tantissimo a portare tanti contenuti nuovi qua su YouTube. Grazie in anticipo. Quanto costa aprire un libretto postale? Dicevamo, zero. Non ha nessun costo. Quanto costa gestire un libretto postale? Zero ancora una volta. E chiuderlo? Zero. Non ha nessun costo il libretto postale, ad eccezione dei costi fiscali. Quando noi deteniamo più di 5.000 euro dobbiamo pagare un imposto di bollo dal valore di 34,20 euro per persone fisiche e 100 euro per persone giuridiche. Quindi questo è assolutamente importante da ricordare. Ma il libretto postale quando rende? E qua è un piccolo tallone d'Achille di questo strumento. Per quelli ordinari lo 0,001%, che significa per ogni 1.000 euro che ho versato in libretti postali, il rendimento alla fine dell'anno lordo è pari ad 1 euro. Che significa lordo? Dobbiamo pagarci le tasse. Il 12,5% non sono BTP. Il 26% di tasse si va a pagare sugli interessi maturati. Quindi il nostro euro andrà a diventare 0,74 euro, quindi andrà a ridursi ancora di più. Come posso mettere i soldi all'interno del mio libretto postale? Tramite un ATM, tramite la posta, ma anche tramite un bonifico bancario. Il libretto postale è dedicato solamente agli adulti? No, ci sono anche degli strumenti dedicati ai minori. Dai 0 ai 12 anni il libretto postale assume il nome di Io Cresco. È un libretto postale che apre il genitore o il tutore legale del bambino e solo egli, insieme alla madre, può fare determinate operazioni di prelievo o versamento. Questo, a differenza del libretto postale, ha un limite massimo pari a 15.000 euro. Gli altri libretti postali ordinari non hanno nessun limite, potete versarci 100.000 euro, 2 milioni di euro, non c'è nessun limite in alto. Ancora, dai 12 ai 14 anni abbiamo Io Capisco, il libretto postale cambia nome, si possono fare operazioni pari a 30 euro al giorno massimo e 250 euro al mese da parte del minore direttamente. Dai 14 ai 18 anni abbiamo Io Capisco, che è il libretto postale con operazioni pari a 50 euro al giorno e 500 euro massimo al mese, fatte appunto direttamente dai minori. E questo quanto rende? Lo 0,01%. Quindi per ogni 1.000 euro andiamo ad avere interessi maturati pari a 10 euro l'anno, su cui dovremmo andare a pagare appunto le nostre imposte. Ma se io volessi un libretto postale che rende di più, ce n'è sul mercato? Sì, ce n'è sul mercato. La prima è il Super Smart Pensione 364 giorni, che ha un rendimento pari al 3,50% anno lordo per tutti coloro che vanno a versare la loro pensione all'interno del libretto postale. Attenzione, noi possiamo versare la nostra pensione, ma non il nostro stipendio. Lo possiamo fare semplicemente facendo un trasferimento bancario,
tra il nostro conto in banca e il libretto postale. Ancora un'altra opzione è quella del Super Smart 540 giorni. Ha una durata appunto di 540 giorni e rende il 4% anno lordo. Oppure abbiamo una seconda opzione con il Super Smart 360 giorni che ha un rendimento pari al 2,50% anno lordo. Attenzione, altra precisazione importante, il libretto postale non ha nessuna scadenza. Questi qua che vi ho descritto ce l'hanno, ma quelli ordinari non hanno nessuna scadenza. Tra i pro sicuramente ci sono i costi. Un libretto postale ha costi zero. Nessun costo per aprirlo, nessuno per gestirlo, per fare delle operazioni. Quindi è uno strumento efficiente, anche se dal punto di vista fiscale pagare il 26% sugli interessi maturati non è davvero poco, non è tanta roba come pagare il 12,5% che facciamo sui BTP o sui BOT. Altro pro davvero interessante è la parte dedicata ai minori. I minori, dai bambini, gli adolescenti, dai 12 ai 18 anni soprattutto. Quando si inizia a fare le prime amicizie, ad uscire, è importante rapportarsi alla materia economica, capire il valore del denaro. E avere una carta con cui poter fare operazioni, scambiare del denaro, lo ritengo davvero importante. Poste Italiane è molto interessata ai minori, ci sono tanti strumenti per loro. Un altro sono i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori, su cui ho realizzato un altro video che vi lascio qui sotto in descrizione e qui sopra, se volete dargli un occhio, è davvero interessante. Quindi questo per me è un super pro, il fatto che anche i giovani possano avere la loro carta, possano iniziare appunto ad approcciarsi al mondo dei grandi. Ma come altri pro davvero interessanti non ne trovo. Quali sono i contro? Sono davvero tanti. Uno, l'utilizzo. Con un libretto postale non posso farci tanta roba. Rispetto ad un conto corrente con cui posso far entrare, far uscire del denaro, fare dei bonifici, andare ad investire il mio denaro in qualche piattaforma, con un libretto postale non posso fare nulla di ciò. Non posso neanche realizzare appunto un trasferimento del denaro. Niente. È davvero limitato il suo utilizzo. 2. I rendimenti sono davvero effimeri, troppo bassi. 1 euro per ogni 1000 euro. Lordo, attenzione, dovremmo andare a pagarci anche il 26% di tasse. Mettiamola così, dai 0 ai 18 anni e un giorno per me è uno strumento anche interessante. Può avere il suo senso, ma da 18 anni e un giorno sino a tutto il resto della vita non è interessante, non rende niente. Perché devo tenere fermi su un salvadanaio i miei soldi senza poter guadagnare niente? I mercati finanziari hanno tante opportunità. Investiamoli in un titolo di Stato, rende meno rispetto alle azioni o ad obbligazioni societarie, ma rende qualcosa in più di 1 euro all'anno ogni 1000 euro. Quindi assolutamente no, lo boccio da questo punto di vista. Gli italiani hanno fermi 90 miliardi della loro ricchezza in libretti postali, è davvero troppo. Posso capire decenni fa, quando non c'era nessuna educazione finanziaria, non si sapeva cosa fare, si preferiva all'incerto il certo. Allora che il libretto postale sì che può avere un senso, ma oggi con tutta questa quantità di informazioni che riceviamo, con gli studi, le informazioni che possiamo andare a trovare facilmente, no, non è uno strumento che mi piace, non è uno strumento che consiglio assolutamente. E voi ragazzi che ne pensate? Siete d'accordo con me o no? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, sono felice di leggere la vostra opinione e rispondere ad ognuno di voi. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!